Amiche e amici di Super J, eccoci qua, una finestra sul Vinitaly che oggi apre, ha aperto i battenti questa mattina intorno alle 10, 56esima edizione. Siamo a Verona con la nostra inviata Dorotea Mazzetta, il tecnico Giancarlo Rapagnà, un appuntamento classico, tradizionale, con oltre 30 nazioni rappresentate, più di 4.000 espositori. Ovviamente noi ci focalizzeremo soprattutto su ciò che riguarda la produzione vitivinicola abruzzese. Tra poco andremo da Dorotea Mazzetta, che io vedo già in collegamento. E allora buon pomeriggio, buona domenica, Dorotea, dal 14 al 17, dunque l'appuntamento più importante, il Vinitaly, la fiera del vino di Verona. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio alle telespettatrici e telespettatori di Super J e buon pomeriggio a te Lino. I numeri del Vinitaly li hai appena ricordati tu, sono numeri importanti e noi, come dicevi, siamo in diretta proprio da Verona e questa è la prima giornata del Vinitaly. Al mio fianco, lo vedete, lo saluto e lo ringrazio, c'è il presidente del Consorzio per la tutela dei vini abruzzesi, Enrico Demi. Con il presidente facciamo un po' il punto su questo Vinitaly e diciamo subito, presidente, che ci sono, ma non solo nel padiglione Abruzzo, ci sono un po' meno espositori rispetto ad esempio all'anno passato. Sì, tutto, buongiorno a tutti. Sì, l'osservazione fatta è corretta. Un po' tutti i padiglioni, diciamo, cominciano ad esserci delle defezioni, anche perché io credo che il Covid ci abbia fatto capire che comunque sia le fiere sono sicuramente necessarie ma non indispensabili. Siccome i costi sono anche alti, evidentemente, insomma, qualche defezione c'è stata, ma diciamo, fa parte del gioco. L'Abruzzo però è sempre presente, gli espositori comunque sono tanti, in rappresentanza del territorio, dei vini del territorio, di tutta la regione, un po' meno cantine aquilane, ma insomma, lì si produce meno vino, lo sappiamo tutti. Intanto partiamo da quella che è la novità di quest'anno, ovvero il modello Abruzzo. Sì, finalmente il modello Abruzzo, che in questi 2 anni ne abbiamo solo parlato, oggi prende invece proprio piede con la prima discesa in campo dei primi due prodotti che sono stati vinificati con questo nuovo modello, che rappresenta, diciamo, una revisione dei nostri disciplinari, che poi rimarca anche il nuovo, diciamo, layout, o il nuovo, diciamo, rifacimento grafico di tutta l'area consortile, quindi rimarcare sulle nostre 4 sottozone e, ripeto, come ho detto prima, quest'anno portiamo in 2 grandi masterclass. Il primo c'era solo d'Abruzzo superiore traslato sulle 4 sottozone e il primo pecorino d'Abruzzo superiore traslato sulle 4 sottozone, proprio a testimoniare il fatto che i nostri 2 grandi vitigni, a seconda di dove si coltivano, di come si coltivano, possono dare delle sfaccettature diverse. Il modello Abruzzo ne è, diciamo, la parte teorica, oggi ne assaggiamo la parte pratica. Presidente, prima le dicevo, quest'anno grazie a questo modello si promuovono soprattutto il bianco e il cerasuolo, perché diciamoci la verità, insomma, hanno bisogno di più promozione, di più spinta rispetto al Montepulciano che oramai si vende da solo. Allora, il Montepulciano sì, ormai è un colosso, è un pilastro, è un nostro cavallo di battaglia, però bisogna dire che se il Montepulciano ormai mantiene le sue posizioni e dove il nostro sforzo maggiore non è tanto quello di aumentarne la produzione e la vendita, ma quanto di valorizzarne appunto il prezzo di vendita, bisogna dire che l'anno scorso il Cerasuolo ci ha dato grosse soddisfazioni, perché pur in un anno comunque sia critico e difficile, è un prodotto che è aumentato nella sua presenza di mercato in maniera molto considerevole, proprio perché il Cerasuolo, io torno a ribadire, che rappresenta forse ancor più del Montepulciano d'Abruzzo veramente un prodotto identitario della nostra regione, quindi sul quale puntare, sul quale anche il Consorzio punta molto. Altra grande novità, ma da un po' di anni per la verità, sono gli spumanti abruzzesi e c'è anche il trabocco spumante d'Abruzzo DOC al quale avete dedicato uno stand e c'è anche grande interesse, insomma, un sacco di gente stamattina è passata. Sì, il Trabocco rappresenta un marchio consortile che ovviamente le aziende del consorzio possono fregiarsi se rispettano un determinato disciplinare di produzione.
E il trabocco per noi rappresenta all'interno della spumantistica, ripeto, un marchio identitario fondamentale, perché pensiamo che la nostra regione non sia solo una regione da grandi vini bianchi e rossi fermi, ma possa essere anche un punto di riferimento per la spumantistica abruzzese, ma anche tutto il centro Italia. Il presidente Nicodemi è principalmente, anche perché il mandato tra breve scade, ma è principalmente uno dei maggiori produttori di vini abruzzesi, e con la sua azienda è ovviamente presente al Vinitaly. Sì, noi come azienda siamo anche presenti, ovviamente all'interno del consorzio. Siamo una delle 50 rotte aziende presenti nella nostra area e facciamo la nostra parte, insomma. Grazie Presidente, la lasciamo ai suoi impegni, grazie, buon lavoro e buon Vinitaly, perché come dicevamo, prego, grazie. Come dicevamo, Lino è appena partito il Vinitaly, l'inaugurazione c'è stata questa mattina alle 9.30, insomma sono state aperte le porte, si concluderà mercoledì. Lino, cominciamo a fare un giro insieme, se sei d'accordo, per gli stand del territorio teramano, perché se Giancarlo gira la telecamera, vi facciamo vedere anche come si è rinnovato il padiglione Abruzzo quest'anno, si è modernizzato, vedete ogni territorio ha un suo colore, le colline teramane il verde, quello che vedete dietro, quell'illa che vedete dietro le colline teramane è il territorio di Pescara, poi Chieti e l'Aquila, che ha uno spazio ridotto ovviamente perché produce meno vini, perché ha meno territorio per la produzione dei vini. Lino, noi abbiamo già assaggiato qualcosa, tu lo sai, sì? Sì, lo so. Dorotea, volevo dire che ovviamente noi poi alle 14.30 sì. Partiremo con Linea Gol, abbiamo approfittato di questo appuntamento sportivo per anticipare di mezz'ora e aprire una finestra proprio sul Vinitaly, che tra le altre cose ogni anno fa registrare circa 150.000 visitatori per ciascuna edizione, numeri importanti. Diceva bene Nicodemi sul Cerasuolo, molti produttori quest'anno, anzi con la vendemmia 2023, hanno scelto di puntare soprattutto sul Cerasuolo, che è diventato un po' un vino sicuramente di eccellenza e che qualcuno identifica come quel vino adatto per qualsiasi occasione, un po' come una giacca di jeans che uno può indossare per, sia per un evento importante ma anche per uscire così sportivamente. Davvero, chi ha identificato nel Cerasuolo questa terminologia non ha sbagliato nulla. Dorotea, a te la parola. E infatti c'è grande curiosità intorno al Cerasuolo e devo dire che veramente è adatto a tutte le occasioni, dall'aperitivo fino anche a pasti importanti. E noi cominciamo intanto con una bella ragazza, perché il mondo del vino è anche molto al femminile, rappresentante della Quercia, che è un'azienda vitivinicola delle colline teramane. Lo scorso anno proprio la Quercia ha portato una novità straordinaria, dei vini giovani, perché Lino, è cambiato anche il consumo dei vini. Una volta si consumavano molto di più i vini strutturati, adesso invece le nuove generazioni ovviamente preferiscono vini più leggeri, perché si usa l'aperitivo e per l'aperitivo vanno di più i vini leggeri, e loro lo scorso anno hanno portato non solo vini nuovi più leggeri ma con delle etichette particolari. Intanto come sta andando questa prima giornata? Bene, molto bene, indaffaratissima, siamo davvero pieni, cioè, un po' di rumore. Dicevamo dei vini, quelli nuovi che avete proposto lo scorso anno con queste etichette particolari, intanto spieghiamo che etichette avete presentato. Sono etichette dedicate alle tradizioni e alla mitologia, diciamo, abruzzese, quindi sono rappresentati rituali e anche... La Pantafica, ad esempio. Esatto, ad esempio. Mats Maril. Esatto, o anche la Midia, che è il classico rituale che si tramanda sotto Natale. E sono state le etichette davvero molto molto apprezzate, perché comunque hanno delle immagini d'impatto, davvero d'impatto, e sono leggeri, molto leggeri, ma adatti a ogni occasione, contemporaneamente ricchi, ma... Si può tracciare un primo bilancio di questi vini, perché voi l'avete presentati lo scorso anno, sono stati consumati, i giovani in particolare ai quali questi vini, diciamo, erano rivolti.
li hanno acquistati, li hanno bevuti? Certo, assolutamente, in particolare sotto Natale ovviamente, ma per tutte le occasioni andava bene, per l'aperitivo in particolare. Molti ristoranti ma anche bar sono stati attirati appunto dalla veste di questi, perché prende l'occhio un sacco. Nell'era dell'immagine anche l'etichetta vuole la sua parte, non solo il contenuto. Assolutamente sì, ha ridato una nuova vita, ecco, a quella linea, a questa linea giovane comunque, di fatta da vini giovani anche. Quindi, grazie mille, buon lavoro alla Quercia. Noi andiamo avanti, Lino, continuiamo il nostro giro proprio nelle colline teramane. Stamattina abbiamo parlato, io mi scuso per le spalle, ma ci muoviamo, come ben potranno capire i nostri telespettatori, anche un po' a fatica, anche perché, Lino, questo è il momento di maggior afflusso di questa mattina, dalle 10, diciamo, quando la fiera è stata inaugurata, fino a mezzogiorno e mezzo c'era veramente poca gente, insomma, diciamo, anche in virtù del fatto che, come abbiamo detto anche con il presidente del consorzio, ci sono veramente meno cantine quest'anno, perché ci hanno anche detto che proprio sta cambiando, Lino, tu che sei un intenditore, il consumo di vino. Stanno cominciando anche gli acquirenti esteri, cominciano a produrre dei vini loro, insomma c'è un movimento dopo il Covid molto diverso, che un po' sta penalizzando i vini italiani. Lino. Dorotea, va detto però che comunque il commercio con l'estero mantiene ancora forte per i vini abruzzesi. Avevi citato tu il Montepulciano, che è ormai diventato un'icona della produzione vitivinicola abruzzese, ma ti assicuro che c'è stato anche un aumento importante dell'esportazione del cerasuolo. Prima Nicodemi ricordava appunto della nuova tipologia di cerasuolo, ovvero il cerasuolo superiore, che alcune aziende hanno scelto di produrre, un vino che si attesta, se ben prodotto, se l'annata diciamo è quella ideale, sui 13 gradi e mezzo, 13,7, quindi dobbiamo dire che è un vino adatto per qualsiasi occasione. Anche tu lo hai detto, molti ormai scelgono il vino giovane per gli aperitivi. È vero che bisogna fronteggiare la produzione estera, ma l'Italia e poi la Francia e Italia restano le nazioni che garantiscono, insomma, una qualità molto alta. L'Italia addirittura, rapporto qualità-prezzo, sì, è sicuramente superiore alla Francia. Sì, Lino, anche se ci dicevano che anche i vini italiani, quelli di livello, stanno iniziando a salire di prezzo, ci stiamo avvicinando molto ai costi, ai prezzi dei francesi. Io mi permetto di disturbare questa allegra compagnia, e siamo alla cantina Biagi, che è una delle cantine più popolari, insomma, perché, come dicevamo con il titolare, con uno dei titolari, è veramente quella cantina che dal vino, chiamiamolo così, sfuso, fino a vini di altissimo livello, è presente sulle tavole di tutti i teramani. Mi permetto di disturbarli perché queste facce io le conosco tutte, sono tutti amici teramani. Note, uno in particolare, poi parliamo con lui. Guardate un po' la faccia di questo signore qua, vedete un po' se vi fa pensare a qualcuno che è di casa Super Gelino, vediamo se ci azzecchi. Non vedo io il Lino, monitor distante. Chi sarà mai? Dorotea. Cioè, non ha gli occhiali, ma... sta facendo finta perché non ti ha riconosciuto, e diciamo con qualche chilo in più è un Pierannunzi, il fratello. Ah, beh. È il fratello di Pierannunzi, il nostro, sì, il nostro chip, sì, che conduce somiglia, la mattina sembra di domenica, una goccia d'acqua con qualche chilo in più. Ha detto una goccia d'acqua con qualche chilo in più. Due gocce d'acqua. Però parliamo di vino, più che acqua, no? Parliamo di vino, perché acqua? Siamo al Vini Italy. Benissimo, anche perché qui l'acqua, io da stamattina ancora non ne vedo una goccia. Bandita, due gocce di vino. Allora, noi disturbiamo, sì, mentre voi state assaggiando, cosa intanto, che tu sei anche un esperto. Esattamente. Allora, stiamo assaggiando un metodo classico della cantina Biagi, che si chiama Martina, il nome della figlia del qui presente Luca Biagi, che è un prodotto davvero interessante, che adesso Luca vi racconta. E noi siamo arrivati dal nord su tutte le bollicine, siamo arrivati qua e oggettivamente c'è poca differenza tra una bollicina blasonata del nord e questa, perché è fatta davvero bene. L'Abruzzo sta crescendo tanto, le bollicine abruzzesi stanno crescendo, delle aziende come quelle di Luca, poche ancora,
ma speriamo che crescano ancora di più come numero e come qualità. Ci stanno dando grandi risultati e ci stanno dando grandi soddisfazioni. È vero, è vero. Allora, eccoci qua con, ho detto bene, una cantina presente veramente sulle tavole di tutti i teramani, dal vino, io l'ho definito sfuso, ma ovviamente è un modo di dire antico. Adesso come si chiama il vino che voi vendete in confezioni particolari? Vabbè, questo è il vino di tutti i giorni, insomma, il vino che consuma la signora Maria quotidianamente, che va al supermercato e compra un bel bag in box di vino Biagi. Lì abbiamo veramente trovato il giusto compromesso tra qualità e, diciamo, e gusto, quindi ci siamo posizionati più che altro sul uno standard generale di stile di Montepulciano giovane, di pecorino giovane, quindi un vino che non deve essere un vino alla portata di tutti e per tutti i giorni. E però quindi, poi ci sono anche vini, ovviamente poi si cresce fino ad arrivare a livelli anche sì, alti. Appunto, noi siamo nati così e poi pian pianino ci siamo evoluti e sempre di più fino ad arrivare ai vini Dorotea. Più importanti, al famoso metodo classico che io amo tantissimo. Sì, un attimo, mi chiamano dallo studio, sì, Lino. Allora, io dimmi. Intanto volevo fare i complimenti al titolare perché Rerum è uno dei migliori cerasuoli che abbia mai assaggiato, poi anche Ipnosi, il Montepulciano, ma c'è Matteo Biagi che è una riserva ben strutturata che credo sia l'eccellenza, il cavallo di battaglia per l'azienda Biagi. Allora, il collega da studio, che è un intenditore nonché un bevitore di vini di un certo livello, ha fatto un elenco del lino nazionale, ha fatto un elenco di quelli che sono i vini più alti della vostra cantina, facendovi complimenti. Grazie, sì, beh, i nostri vini più alti sono per la bollicina il Martina Biagi, poi abbiamo per i rossi il Matteo Biagi che è l'altro figlio maschio a cui ho dedicato la massima espressione del Montepulciano, che è una riserva, poi a scendere l'Ipnosi, un altro vino affinato in botti di rovere per 5 anni, o meglio un vino di 5 anni con 2 anni affinamento in botti di rovere, e poi ancora a scendere vini un po' più freschi e poi tutti bianchi, dal Pecorino, la Passerina, la Malvasia, Trebbiano. Però, ne abbiamo veramente tanti. Al di là, e poi la saluto e la lascio ai suoi ospiti, al di là dei vini importanti, lei prima mi raccontava una bella soddisfazione che si è tolto con delle persone a Roma, che cosa le hanno detto a proposito di vino da tutti i giorni, perché sì, anche quello secondo me è una soddisfazione, è una medaglia al petto per chi come voi ha scelto questa filosofia. Sì, quando siamo arrivati lì c'erano dei clienti e si sono avvicinati, e poi tra l'altro erano dei giornalisti di settore che non ci conoscevano, ma ci conoscevano per nomea, perché noi veniamo, siamo in vacanza dalle vostre parti e Biagi e lo troviamo ovunque, è a detta di molti, perché ormai è diventato un parere, un giudizio popolare di tutti, e noi ne siamo veramente contenti e felici, che è un vino da tutti i giorni, ma un vino di qualità, quindi il bag in box di livello alto, un bag in box di qualità o bottiglia, la stessa cosa, però ecco, essere accreditati come vino del, diciamo, giornaliero del popolo, del popolo, è il vino del popolo e mi fa veramente piacere. Sono grazie, grazie, buon venire anche a lei. Noi ci spostiamo, Lino, anzi io adesso ti porto, e poi tra breve concluderemo anche con un'altra cantina, ti porto da un collega che è un po' anche teramano, insomma è una firma dell'Eno Gastronomia Italiana, sì, Antonio Paolini è un collega aquilano, però è quasi teramano oramai, perché insomma è sposato con una nostra collega di terra, ho detto vita, morti e miracoli in barba alla privacy. Antonio, hai fatto benissimo, sarà contenta mia moglie soprattutto quando allora saprà. Dico anche il nome e il cognome, Pina Manente, che è una nostra collega storica, sì, insomma ci conosciamo da sempre. È una collega storica, sì, lo vorrei rimarcare questo fatto che è una collega storica in questo preciso momento storico. Detto questo, siamo qui in pieno Abruzzo, benché a 50 metri dal centro di Verona, sotto il balcone di Giulietta, batte un cuore abruzzese, batte, mi sembra, quest'anno pulsando abbastanza forte. Pulsa bene l'intero cuore del Vinitaly, mi sembra, dopo una partenza questa mattina con un po' di ansia, un po' di apprensione, perché è un momento in cui il vino è circondato, è premuto, fate voi se a destra o a sinistra, perché io comincio a fare fatica a distinguerle, ma da una parte dal gin tonic e dall'altra dal no alcohol, e stando in mezzo e avendo la storia che sia dietro si rischia di passare come me per dei vecchietti. Io forse lo sono, il vino no, il vino è storia,
il vino è territorio, il vino è custodia, è identità e orgoglio. Il vino e è noi come lo possiamo anche difendere questo vino? Dice Lino, il vino è cultura anche, giustamente. Imparando a parlare di noi in maniera meno retorica, se vuoi, vecchia, più attuale, sì, ma senza concederci troppo ai flussi di mode che sono transitori, passeggeri, e conservando il nostro carattere, che è fierezza. Anche perché a proposito di mode si diceva anche con i produttori prima che il vino, e io direi anche un po' purtroppo, va anche un po' dietro alle mode, questa moda di consumare dei vini più leggeri, con etichette accattivanti, perché i giovani vogliono questo. Che cosa si rischia andando dietro alle mode con il vino? Il fatto di essere molto provvisori, gli stilisti possono cambiare ogni anno il taglio delle loro stoffe, i colori, la tendenza della come dire, della loro orlo della gonna, eccetera eccetera, le lunghezze. Il vino, per cambiare una cosa in vigna impieghi come minimo 5 anni, è un discorso molto diverso. Io sono d'accordo sul fatto che bisogna assolutamente essere up to date, cioè dentro le cose, capire cosa vuole la gente e capire noi di quello che siamo veramente, cosa possiamo dare per star dentro questo flusso, questo stream, chiamalo come vuoi tu, questo trend, chiamatelo come vi pare, in cinese, in inglese, non lo so, in ruandese. Resta il fatto che se non conservi un'identità non hai niente da portare al mercato. Diceva la buonanima di Edoardo Bennato proprio questo, era una canzone molto molto bella, se non stai attento poi non hai più niente da dare al mercato. Grazie Antonio, buon lavoro, perché Antonio Paolini è qui anche soprattutto per lavoro, grazie, grazie. Allora Lino, io mi muovo perché credo che abbiamo ancora, pochi ancora minuti, 4 vero? Minuti, poi dobbiamo iniziare l'avventura con il calcio di eccellenza. Oggi è una giornata importante perché il Teramo vincendo, particolarmente importante, a Spoltore festeggerebbe la promozione in Serie D. Allora, io ti voglio portare, se non disturbo, dentro la cantina Cento Rame. Anche qui c'è un vino che a me piace moltissimo, tu lo conoscerai sicuramente, quello che io prima ho definito il vino iconico di questa cantina, che è il Castellum Vetus, ma ce ne sono tanti altri, ed è una bella cantina che si trova in uno dei posti più belli della provincia di Teramo, la zona di Atri. Salve, siamo tornati al Vinitaly dopo qualche anno e devo dire abbiamo trovato, abbiamo uno stand bellissimo da parte del consorzio, anche un bel po' di gente, quindi un buon inizio diciamo per quest'anno. Dunque, per essere la prima giornata di domenica va molto bene. Sì, c'è stata una buona affluenza già dalla mattinata, sta proseguendo anche in maniera abbastanza regolare, quindi si prospetta, incrociando le dita, un buon Vinitaly. Grazie, grazie e soprattutto complimenti per i vostri prodotti. Lino, io andrei nell'ultima cantina, poi tra l'altro, e qui adesso voglio fare anche un po', voglio divertirmi un po', già lo scorso anno avevamo messo in evidenza questi gradoni, è molto bello da un punto di vista estetico, però ci sono dei gradoni che praticamente tanta gente arriva, non scende, cioè non li vede, e abbiamo visto il mondo creato inciampare, ma è la stessa cosa, era successa lo scorso anno. Io voglio, posso disturbare il titolare, mi scusi, siamo in diretta, così noi chiudiamo direttamente con lei, è veramente una persona molto garbata, gentile, prima ci ha accolto con grande entusiasmo, la cantina San Lorenzo, siamo con il titolare, come abbiamo ascoltato anche gli altri colleghi, una partenza un po' così così, invece poi adesso la gente sta arrivando, è anche tanta. Ma sì, la gente arriva, non è questo il problema, poi siamo in un padiglione molto affollato e perciò sicuramente dobbiamo avere fiducia, ma comunque gente ce n'è stata per essere domenica, secondo me è un Vinitaly che parte bene. Prima di chiudere, qual è la chicca della vostra cantina che lei mi ha raccontato prima, perché voi producete un vino tra l'altro in versione Magnum dedicato a mio nonno che non c'è più, a mio nonno si chiamava Guido, la riserva è una riserva del fondatore Don Guido. È una bottiglia Magnum che facciamo, bottiglia numerata, ed è una bottiglia iconica che perciò rimarrà storica per l'azienda, e poi ecco, ci saranno le nuove annate, però per adesso questa qui
per noi è molto molto importante. E ve la sta facendo vedere in questo momento Giancarlo. Grazie, noi ci risentiamo domani mattina, buon lavoro e grazie ancora sempre per l'accoglienza che riservate, perché Lino, e poi ti restituisco la linea, una delle cifre stilistiche dei produttori abruzzesi e teramani, ma noi lo sappiamo, è la gentilezza, il sorriso non manca mai, la gentilezza non manca mai, il garbo non manca mai, il padiglione Abruzzo, oltre a degli ottimi vini, ci regala anche questo. Approfitto per dire che io e te ci rivediamo in diretta anche domani mattina, se non sbaglio, domani, vero? Mattina alle 10.30, domani mattina alle 10.30, poi ricordiamo una cosa, Dorotea, amici, attorno a un tavolo con una buona bottiglia di vino, il vino è convivialità e socializzazione soprattutto, no? Poi è un alimento, perché dopo tutto si tratta di un alimento che i romani amavano sorseggiare sin dall'antichità, insomma. Bene, Dorotea, io ti ringrazio, ti auguro buon lavoro e ci ritroveremo domani mattina. Grazie, buon lavoro a te. Certo, grazie ai telespettatori, ci vediamo in diretta domani. Buon lavoro a voi. Grazie, bene, grazie a Dorotea Mazzetta, Giancarlo Rapagnaca, che ci hanno regalato queste bellissime immagini da Verona per la 56esima edizione del Vinitaly. Abbiamo conosciuto alcune delle cantine abruzzesi, le conoscevamo già, comunque le eccellenze del nostro territorio. Facciamo una cosa, ci dobbiamo fermare un attimo per la pubblicità, perché quando torneremo in diretta sul canale 16 di Super J sarà il momento di Linea Gol. Oggi giornata importante, come dicevamo, perché può essere la giornata decisiva per la promozione del Teramo in Serie D. La linea alla regia.